2 milioni e mezzo di persone hanno l'influenza ed è solo l'inizio. Ci vogliono convincere a fare il vaccino in quanto le strutture sanitarie non sono adeguate e vanno in tilt. Ma oltre al vaccino, che comunque ovviamente io consiglio a categorie a rischio, come per esempio gli anziani e i bambini, ti voglio dire come puoi difenderti e prevenire le influenze con la dieta. Sono il dottor Enrico Veronese, nutrizionista, e oggi voglio parlarti di come proteggerti dalle malattie stagionali da raffreddamento. E alla fine del video ti dirò anche quali sono gli integratori che io consiglio ai miei pazienti durante, prima e dopo questo periodo dell'anno. Quindi mi raccomando, seguimi fino alla fine del video. Ma se ti interessa la nutrizione in generale e il benessere, seguimi sul mio canale YouTube. Clicca sulla campanellina, metti mi piace a questo video sulla fiducia e fai le tue domande. A quelle più interessanti risponderò ogni giorno sui miei canali Facebook, Instagram e TikTok. Quindi vai a dare un'occhiata. Mentre se desideri iniziare un percorso nutrizionale, alla fine di questo video ti dico come fare per parlare senza nessun impegno direttamente con me. L'influenza è come una ricorrenza. Ogni anno arriva e colpisce tutte le fasce d'età, dai neonati agli anziani. I sintomi principali sono febbre, quest'anno molto alta, raffreddore, mal di gola, tosse, debolezza. Insomma, ti senti uno straccio. Fortunatamente non colpisce tutti. Chi prende le giuste precauzioni ha infatti molte più possibilità di essere risparmiato. Ma di quali precauzioni ti sto parlando? Vediamole insieme. Innanzitutto inizio col dirti che l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale e può fare realmente la differenza prima, durante e dopo, e sull'impatto vero e proprio e decorso. Quello che mangi può nutrire e rafforzare il tuo sistema immunitario, rendendoti meno vulnerabile alle influenze stagionali. Ci sono una serie di alimenti che svolgono un'azione immunomodulante e antinfiammatoria. In parole povere, sono in grado di garantire un adeguato funzionamento del sistema di difesa e di protezione del tuo organismo. Prima cosa, è importante che tu assuma cibi ricchi di vitamine. Iniziamo con la vitamina C. Vedo ora di darti alcune dritte sugli alimenti che contengono maggiormente questa vitamina. E ti dico anche come mai è importante per prevenire l'influenza. La vitamina C, grazie ai suoi forti poteri antiossidanti, innalza le barriere del sistema immunitario, perché interviene nella difesa dei radicali liberi. Ti ho parlato di questo argomento anche nel video sull'infiammazione, che ti invito ad andare a vedere. La vitamina C è inoltre una molecola essenziale all'equilibrio, all'omeostasi dei leucociti. Pertanto una sua carenza incide significativamente sulle tue difese, che risulterebbero meno stimolate, meno attive e di conseguenza diventerebbe molto più facile per te diventare la vittima dell'influenza. Gli alimenti più ricchi di vitamina C sono gli agrumi, i pomodori, i peperoni, i frutti di bosco, i kiwi, la verdura a foglia verde e la verdura delle famiglie del cavolo, brassicace. È una vitamina delicata, instabile, si ossida facilmente. Per preservare il contenuto di vitamina C negli alimenti, devi consumare frutta e verdura appena tagliata. Ad esempio, non puoi farti la spremuta e consumarla dopo 2 ore, è meglio consumarla subito. Per quanto riguarda la verdura in particolare, devi prediligere la cottura col microonde, ad aria calda o a vapore, poiché sono le uniche in grado di conservare una buona quantità di vitamine e sali minerali che sono presenti nei vegetali. Per quanto riguarda la vitamina C, per quanto sia importante, non significa ovviamente che ti devi imbottire di integratori che ovviamente contengono questa vitamina. Una dose eccessiva può infatti generare problemi. Quindi mi raccomando, sia la vitamina C, ma nella giusta quantità. Anche la vitamina D gioca un ruolo rilevante nei casi di influenza. È infatti in grado di stimolare la proliferazione delle cellule immunitarie e regola la produzione di proteine antimicrobiche, sostanzialmente proteine in grado di uccidere direttamente i batteri.
La vitamina D rappresenta l'unico nutriente che il tuo organismo è in grado di produrre quando ti esponi al sole. Ti sarà ora facile comprendere che durante l'inverno hai molte meno possibilità di produrre vitamina D. E infatti moltissime persone soffrono di carenza di questa vitamina, specialmente durante i mesi invernali. Per questo è importante, quando si fanno le analisi del sangue, fare anche quella della vitamina D. Se necessario, è bene integrarla attraverso l'alimentazione o attraverso l'utilizzo di integratori specifici. Se mi segui fino alla fine del video, ti dirò quali. Tra gli alimenti ti posso consigliare l'olio di fegato di merluzzo, è l'alimento che contiene maggiormente la vitamina D, ma puoi anche trovarla in quantità minori nell'arringa, nella carpa, nel salmone, nel pesce spada e nei tuorli delle uova. Tanto per darti un'idea, considera che in un tuorlo d'uovo ce ne sono circa 200 unità in media, mentre in un integratore alimentare la dose giornaliera è da 2000 unità, quindi di qui puoi fare le tue considerazioni. Altro nutriente fondamentale per prevenire l'influenza sono gli acidi grassi omega 3. Tra gli alimenti particolarmente ricchi di omega 3 troviamo il pesce azzurro, quindi aringa, sgombro, sardine, tonno e salmone. Recenti studi hanno dimostrato come gli acidi grassi omega 3 abbiano altresì un ruolo importante nella immunomodulazione. Fanno sì che la risposta sia più veloce e quindi anche più efficace. In più riducono le infezioni del tratto respiratorio, che sono il target del virus influenzale, ma anche del coronavirus. Anche lo zinco ha un ruolo importante nel prevenire l'influenza. Vediamo di capire bene cos'è, in quali cibi lo puoi trovare. Lo zinco è un minerale indispensabile per la tua salute e viene tra l'altro anche utilizzato a scopo terapeutico proprio nella cura del raffreddore comune. Lo zinco svolge un ruolo fondamentale anche nel tuo sistema immunitario, ovviamente. Come integrarlo? Lo zinco lo trovi nella dieta, lo possiamo trovare nel pesce, nella carne, nei cereali, germe di grano e avena, nei legumi, nella frutta secca, nei semi tipo zucca, sesamo e girasole, ma anche nel cioccolato fondente. Facciamo l'esempio delle noci. Contengono importanti quantità di minerali, oligoelementi, vitamine, sostanze preziose. Mangiarne 3 o 4 al giorno significa assicurare un buon apporto di questi nutrienti, tra cui anche lo zinco. Alte percentuali di zinco le trovi anche nel lievito, nei funghi e nel tuorlo d'uovo. Parliamo adesso del magnesio, un altro minerale con un ruolo importante nel trattamento della prevenzione dell'influenza. Ha tantissime proprietà e tra queste anche quelle di mantenere l'equilibrio idrosalino del tuo corpo. Questa cosa diventa fondamentale quando si sta attraversando un periodo post-influenza, ma addirittura il magnesio può rappresentare un ottimo rimedio naturale per abbassare la febbre. Dove trovarlo? Nei cereali integrali. Tutti i cereali integrali apportano infatti magnesio. Poi nella verdura a foglia verde, nelle banane, nei piselli, nei fagioli, nei datteri, ma anche nella frutta secca, soprattutto mandorle e noci. Una pianta dalle proprietà invece interessanti per quanto riguarda la cura e la prevenzione dell'influenza, e molto conosciuta per le sue proprietà immunostimolanti, è l'echinacea. L'echinacea agisce come immunostimolante perché agisce sulla produzione proprio dei linfociti, cioè le cellule del tuo corpo che hanno lo scopo di difendere il tuo organismo dagli agenti potenzialmente pericolosi. Ti consiglio l'impiego di echinacea soprattutto nella fase di prevenzione, mentre ti voglio parlare ora dell'integrazione. Un aminoacido molto importante per il sistema immunitario è la glutammina. Le cellule immunitarie dipendono fortemente dalla disponibilità di glutammina proprio per sopravvivere, proliferare e difendere il nostro corpo dai patogeni. Gli studi suggeriscono infatti che le cellule immunitarie, come linfociti, macrofagi e neutrofili, hanno bisogno di glutammina. Un'adeguata disponibilità di questo aminoacido permette ai tuoi globuli bianchi di crescere e di svolgere meglio la loro funzione. La glutammina è considerata un carburante per il tuo sistema immunitario e quindi è importante.
La glutammina è presente naturalmente in alimenti ricchi di proteine come la carne, il pesce, soprattutto il salmone, nelle uova, nei latticini, ma anche nei fagioli, nel miso e nella frutta secca. Come ti ho già detto in altre occasioni, in altri video, io sono un esperto di integrazione e col mio staff ho contribuito alla formulazione di una serie di principi attivi proprio funzionali al sistema immunitario, da cui un'importante azienda ha realizzato una serie di integrazioni. Ti lascio il link in descrizione. Vitamina C a rilascio prolungato, omega 3 e polivitaminico a rilascio prolungato, vitamina D3 e glutammina. Ovviamente valutali con il tuo consulente per la salute, medico o nutrizionista. Cosa puoi fare oltre alla dieta e all'integrazione? Ricordati sempre che il sonno è la cura. Dormi almeno 8 ore a notte per aiutare il tuo sistema immunitario a rafforzarsi. Non ha senso che tu ti alimenti correttamente, fai attenzione a cosa mangi, se poi non dormi la notte. Anche l'intestino gioca la sua parte. E una buona integrazione probiotica può essere sicuramente funzionale. Vai a vedere il mio video dimagrimento e microbiota. Unire anche una buona alimentazione a un giusto esercizio fisico quotidiano ti aiuta a mantenerti in salute e a mantenere il tuo sistema immunitario forte. Quindi è fondamentale che tu ti alimenti nel modo corretto, dorma le ore giuste e usi gli integratori, ovviamente sempre seguito da un professionista. Un saluto e buon lavoro. Intanto ti ringrazio di aver seguito il video e spero ti sia stato d'aiuto. Se ti interessa intraprendere un percorso nutrizionale con me, puoi contattarmi al link in descrizione qui sotto oppure direttamente sul sito compilando l'apposito modulo. In questo modo avremo la possibilità di parlarci. Per me è molto importante avere un contatto diretto con il paziente, in modo tale che io ti possa spiegare il metodo, le tempistiche e le soluzioni che adotterei nel tuo specifico caso. Solo in questo modo potrai avere le giuste informazioni per poter decidere senza impegno se proseguire o meno il percorso con me. Un saluto. A presto e ovviamente continua a seguirmi.